Queste sono le Nike Vaporfly Next Percent 3 e rappresentano la scarpa più veloce, più reattiva, più leggera presente sul mercato, e come al solito per capirlo partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 184 grammi, drop 8, 38 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede. Questa scarpa vi consente di raggiungere e migliorare i vostri personal best, in effetti sulla parte laterale è chiamata The Original Super Shoes, e nella recensione vi racconto quali sono le cose che mi sono piaciute, quali sono le cose che secondo me sono migliorabili e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. A livello di tomaia assolutamente è ancora più traspirante rispetto al modello precedente, ci sono dei fori che vi consentono di fatto di utilizzarla per tutta l'estate e ovviamente anche durante le maratone autunnali. Ai soliti lacci, la linguetta a soffietto che in questo caso è abbastanza plasticosa, ma al tempo stesso grazie a un bloccaggio del piede assolutamente eccezionale nella parte anteriore vi consente di correre davvero velocemente. È molto più traspirante, quindi la scarpa, non che la Vapor 2 non lo fosse, ma la Vapor 3 supera addirittura la Vapor 2 in traspirabilità, quindi d'estate è ancora più piacevole da portare, è assolutamente comoda pur essendo estremamente leggera. La tomaia è diventata ancora più traspirante, è perfetta anche per correre nei mesi estivi, garantisce un ottimo comfort perché rimane morbida pur essendo molto un po' più plasticosa al tatto, traspira benissimo, ha questi fori davanti che davvero permettono un'ottima reazione anche con il caldo. E paradossalmente nel tallone la scarpa è ancora più stabile grazie alla conchiglia che nella parte interna ha come al solito un salottino, mentre nella parte esterna vi consente un bloccaggio del piede eccezionale e al tempo stesso di gestire al meglio i cambi di direzione. Chiaramente tutto è relativo perché comunque Nike utilizza una struttura filante della scarpa stessa. State fedeli al numero delle Vapor 2, avranno la differenza rispetto alla Vapor 2 di essere più comode e più larghe in avampiede. Non ballano in avampiede, ma sono molto più comode. Nella parte posteriore il design è molto sottile, anche perché questa cosa vi consente una propulsione in avanti davvero eccezionale. Questa scarpa utilizza come al solito lo Zoom X, ma in questo caso abbiamo misurato con il durometro la durezza statica della mescola stessa. Secondo me è leggermente più morbida, almeno a livello di sensazioni, correndo in pista, e non credo di essere solo a pensarlo. Zoom X Vapor 2 e Zoom X Vapor 3, in realtà le Vapor 3 hanno una quantità maggiore di Zoom X nell'intersuola, e io sono fermamente convinta che questo Zoom X, almeno indossandole e correndoci dentro, sia più morbido. Danno un effetto di rimbalzo, di maggiore reattività, di morbidezza e di più ammortizzazione. È letteralmente uno step in più rispetto alla scarpa precedente, che era già davvero ottima. Questa è ottimo più. A livello di plate in fibra di carbonio utilizza quello che si chiama, e poi non dite che quelli del marketing non sono intelligenti, il Flight Plate, che da un certo punto di vista è molto molto reattivo. D'altro canto secondo me non si sente più di tanto, soprattutto se correte di avampiede ma anche di tallone. La piastra continua a spingere, spinge esattamente come le precedenti, ha il vantaggio da un lato di essere più morbida, di avere più schiuma, quindi rispetto alla Vapor 2 meno secca, più piena sicuramente, più comoda. Bisogna capire, a secondo questo, della meccanica di corsa, anche della velocità di corsa e del tipo di allenamento, se più Zoom X con la stessa piastra in carbonio migliorerà o peggiorerà la reattività. Nel mio caso la reattività è rimasta sostanzialmente pari alla precedente. Ovviamente, come si insegna Newton, la massa è la massa, e di conseguenza una scarpa da 184 grammi nella taglia US 9 ti consente davvero di correre praticamente quasi a piedi nudi, senza ovviamente avere i problemi che derivano da questa scelta. Credo che la combinazione Zoom X e Flight Plate vi consenta di proiettarvi in avanti in maniera significativa, ma secondo me questa scarpa è relativamente stabile. Parliamoci chiaramente, se siete un podista amatore evoluto non avrete nessun problema, se invece siete alle prime armi ovviamente la raccomando soltanto se pensate di voler spendere più di 200 euro, metto qua sotto i link per l'acquisto. A livello estetico, poi nella parte del mesopiede, sulla scritta
Zoom X è possibile toccare la piastra in fibra di carbonio. La qualcosa di fatto non ha nessun impatto sulla performance, però è sicuramente una cosa davvero molto apprezzata. Io sono fermamente convinta che questa Vapor 3 sia più stabile per una ragione. Ho qui anche una Vapor 2. Potete vedere la forma del battistrada e dell'intersuola. Di là dell'altezza dell'intersuola che è aumentata leggermente nella Vapor 3, il battistrada è diventato più sottile ma molto molto più resistente, si consuma molto meno questo battistrada del Vapor 3. Non ha queste scanalature la Vapor 3 che ci sono nella Vapor 2, queste scanalature che assottigliano leggermente la superficie d'appoggio nell'avampiede. Questo vuol dire sia per chi tallona sia che per chi appoggia in avampiede che la superficie tendeva a ridursi nel momento in cui si dava la spinta finale in avanti. Quindi la suola è unica, il battistrada è tutto in appoggio fino alla parte di spinta finale della punta, oltretutto essendo leggermente più larga proprio in questa parte davanti, nella parte finale. A mio parere garantisce più stabilità, anche per un supinatore o un pronatore che tendesse a spingere sull'interno. A livello di battistrada poi è sicuramente migliorata in maniera significativa, io l'ho utilizzata soltanto per 4 uscite in pista e dal mio punto di vista la trazione, non l'ho provata con la pioggia, è migliorata in maniera importante, ma soprattutto ho notato che sia nell'avampiede sia nel tallone i cambi di direzione sono gestiti in maniera molto migliore rispetto al modello precedente. A livello di durata, dal mio punto di vista, chiaramente il battistrada è super durevole. Per quello che concerne lo Zoom X, c'è un segreto di Pulcinella che dice: questa scarpa, Massi, non vendermela, vi permette di correre 4 maratone in maniera molto efficiente, poi successivamente la dovreste utilizzare solamente per le corse dove invece il tempo è importante ma non così rilevante. Sicuramente il battistrada è molto migliorato per due ragioni. Uno, perché hanno utilizzato la stessa forma del battistrada delle Alpha Fly 2, sono questi quadratini con questa mescola che è diventata più plasticosa e meno gommosa morbida rispetto alle Vapor 2, che quella del Vapor 2 tende a consumarsi molto più velocemente, comunque il consumo si vede più notevolmente. Questa utilizza, penso, la stessa mescola delle Alpha Fly 2 che dura veramente tanto. A 80 km di utilizzo le Vaporfly 3 mostrano pochissimi, veramente pochissimi segni di usura anche sul battistrada. E quindi a chi raccomando questa scarpa, dal mio punto di vista non è sicuramente molto banale, perché comunque costa più di 200 euro in casa Nike. Esistono delle soluzioni alternative per chi volesse correre a 5 al chilometro. Avevo fatto un video dove raccontavo, un reel, che comunque c'è un vantaggio che varia a seconda della vostra biomeccanica di corsa e del vostro ritmo di corsa a utilizzare una scarpa che ha una combinazione Zoom X e un plate in fibra di carbonio. Secondo me è una scelta individuale, chiaramente con questa scarpa è un piacere correre a tutti. Io non ho ancora trovato personalmente una persona che mi abbia detto mi sono trovato male, magari chi si è trovato bene, chi si è trovato meno bene, ma una persona che si è trovata male con questa Vapor non l'ho ancora trovata. Io penso che con queste Vapor 3 sarà ancora più difficile, perché davvero una volta calzate è di una comodità, di una reattività, quasi in qualunque condizione, addirittura questa sul bagnato rispetto alla Vapor 2 che teneva meno, io non riesco a trovare un difetto in questa scarpa. Sono adatte a un appoggio neutro, sono adatte a allenamenti veloci, possibilmente a gare, quindi a gare veloci dai 5.000 alla maratona. Questa davvero può essere adatta anche per una maratona, perché è completamente e totalmente ammortizzata con uno Zoom X molto morbido in tutta l'intersuola, quindi sarà protettiva, sarà reattiva, sarà veloce ed è pure più stabile della Vapor 2. Penso che possa andare bene anche per chi avesse qualche leggero difetto di appoggio, perché credo che con la larghezza aumentata dell'intersuola possa anche compensare da questo punto di vista. La consiglierei a tutti i podisti sotto gli 80 kg, innanzitutto per gare e allenamenti veloci, e una volta che sentirete che la spinta comincia a mancare perché la piastra comincia a essere compattata o esaurita, usatele per gli allenamenti, perché sicuramente non vi deluderanno e dureranno tanto. Anche leggermente sopra i 5 km non mi è capitato ancora di utilizzarle a quel ritmo lì, perché le tengo con un po' di parsimonia, ma penso che non ci siano grossi problemi anche a utilizzarle a un 5.15, un 5.20 e anche un 5.30. Io dico, non penso che qualcuno si possa trovare male anche a quel ritmo. Io ho provato a 3.15, il massimo che ho provato, ma so che non è ovviamente la velocità massima per un podista realmente veloce. In conclusione, è un piacere davvero correre con questa scarpa, anche perché il peso è diminuito. La questione vera è
vale la pena spendere 200 euro, scegliere il modello precedente oppure delle alternative che comunque sono migliorate rispetto al passato. Ora la scelta delle scarpe complete in fibra di carbonio è davvero molto vasta, in questo caso però questa scarpa 184 grammi ti consente di correre davvero velocemente. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, soprattutto cercate di scegliere in maniera consapevole. Ciao, alla prossima.